Cominciamo. Allora, questo è il secondo incontro e stamattina vedremo i principi generali. Come detto ieri, per poter arrivare alla lettura dei bilanci del comune, perché non abbiamo solo il bilancio di previsione, abbiamo anche il conto consuntivo, abbiamo la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, abbiamo l'assestamento definitivo, quindi una serie di documenti contabili che ci portano alla conclusione dell'azione amministrativa. Abbiamo visto ieri il documento unico di programmazione, che è il documento indispensabile, come abbiamo letto, per la redazione e per l'approvazione del bilancio di previsione. Il documento unico di programmazione abbiamo visto che può essere modificato quando il Consiglio Comunale andrà ad approvare il bilancio di previsione, perché abbiamo visto che da luglio fino a dicembre, quando il Consiglio Comunale deciderà di approvare il bilancio di previsione, qualche evento di carattere amministrativo può essersi verificato e quindi gioco forza è necessario modificare il documento unico di programmazione. Nel documento unico di programmazione abbiamo capito, nella parte strategica, che ci sono principi generali da rispettare, non solo attinenti al comune, ma attinenti allo Stato e alla Regione, e nella sezione operativa abbiamo capito che vengono elencate tutte le capacità, tutte le disponibilità non solo di carattere finanziario, ma anche di carattere tecnico e soprattutto di carattere organizzativo, come per esempio avere a disposizione il personale comunale per effettivamente portare a compimento ciò che è stato descritto e previsto nella sezione strategica, e abbiamo visto che nel documento unico di programmazione fa un rimando a un regolamento essenziale, che è il regolamento di contabilità. Questo regolamento di contabilità, nella mia esperienza personale, per quel poco che può contare, dopo 35 anni di lavoro in comune, prima come responsabile dell'ufficio ragioneria, poi come revisore dei conti e attualmente come addetto all'ufficio commercio, ho visto più consigli comunali dei capelli che ho in testa, quindi nella mia piccola esperienza ho sempre visto che il regolamento di contabilità è patrimonio in genere, non sempre, in genere, molto spesso delle minoranze. Perché? Perché l'amministrazione in carica, la maggioranza, in genere dà al regolamento di contabilità una interpretazione estensiva. Ci sono dei termini da rispettare, ma sì, li rispettiamo, però sai, il regolamento di contabilità ci permette di fare questo, noi in maggioranza lo facciamo fino all'ultima virgola del regolamento di contabilità. Le minoranze dall'altra parte invece dicono no, il regolamento di contabilità deve essere interpretato in modo restrittivo, i termini previsti dal regolamento di contabilità devono essere rispettati alla lettera, non è possibile nessuna interpretazione estensiva, noi abbiamo dei diritti che voi, cara maggioranza, dovete assolutamente rispettare, nero su bianco. Questo regolamento di contabilità, questo caro assessore al bilancio che dici per noi non è accettabile, chiediamo che venga rispettato il regolamento di contabilità. Da queste poche parole spero di aver reso chiaro che il regolamento di contabilità è un documento fondamentale. Più il regolamento di contabilità è scritto bene, più il regolamento di contabilità è chiaro, meno il regolamento di contabilità dà adito ad interpretazioni, e credetemi, per quel poco che può valere la mia idea, un buon regolamento di contabilità fa funzionare bene il comune.
avere un buon regolamento di contabilità, come avere un buon statuto, chiaro, semplice, intelligibile, scritto bene, che non ha adito ad interpretazione, è uno degli strumenti essenziali, sia il regolamento di contabilità che lo statuto, essenziali dal mio punto di vista e miei occhi per far funzionare bene il comune. Diamo subito uno sguardo al regolamento di contabilità. Vedete subito, questo lo cito solo per onor di cronaca, ma non serve, comune di Volterra. Ho scelto questo in internet perché a mio giudizio ogni comune ha il suo regolamento di contabilità. E come è modificato così? Può essere modificato, no, dalla giunta all'altra, deve essere modificato dal consiglio comunale. È solo il consiglio, tutti i regolamenti vanno approvati, la giunta predispone lo schema di regolamento, per esempio del commercio, per esempio dei mercati e fiere, per esempio un altro regolamento di cui ha bisogno il comune, ma tutti i regolamenti vengono predisposti dalla giunta, organo esecutivo, e vengono votati e discussi ed emendati, se del caso, dal consiglio comunale, che è l'organo volitivo. Questo è del comune di Volterra, in provincia di Pisa, l'ho scelto in internet perché secondo me è semplice, molto articolato, chiaro, per me un buon regolamento di contabilità. Vediamo subito che cosa, vediamo il sommario dagli aspetti generali, finalità e contenuto e dopo capitolo secondo, servizio finanziario. Vedete le funzioni, si vede, sì, le funzioni, servizio finanziario, quali funzioni ha, chi fa che cosa, il responsabile del servizio finanziario, di cui sono stato in carica per una decina d'anni, il parere di regolarità contabile, ecco, il responsabile del servizio finanziario è colui il quale ha la tenuta della contabilità del comune. Se una minoranza, se un consigliere di minoranza ha dei problemi con il bilancio, che non si arrabbi con il responsabile, come è successo qualche volta con il sottoscritto, ma te capisci niente perché è così. No, il responsabile del servizio di ragioneria non fa altro che seguire la legge. Un consigliere di minoranza vuole avere informazioni, se sono informazioni di carattere contabile si rivolge al responsabile del servizio finanziario che l'ha sotto mano, perché è lì dalle 8 fino alle 2, è lì in comune, quindi basta andarlo a trovare in ufficio. Se ha problemi di carattere politico, una posta in bilancio che non gli piace perché è sovrastimata, sottostimata, ma si poteva fare in modo diverso, va dall'assessore al bilancio. Nel caso ci siano problemi invece di carattere o legislativo o di gestione o di controllo, non deve rivolgersi né al responsabile del servizio finanziario né all'assessore al bilancio. È completamente inutile, per la mia esperienza, litigare in consiglio comunale con l'assessore al bilancio per questioni di legalità, di opportunità, di efficacia o di efficienza. Esageriamo, come ho detto ieri, abbiamo da ritinteggiare la scuola elementare, l'asilo nido, 500 metri quadrati, spesa 1 milione di euro. È colpa del servizio finanziario, del responsabile del servizio finanziario? No. È colpa dell'ufficio tecnico? No. È colpa dell'assessore al bilancio? No. Chi è l'organo, e lo vedremo fra un altro, chi è l'organo titolato a dare consigli al consiglio comunale ed è l'organo titolato a controllare l'efficacia, l'efficienza e il rispetto della legalità? Abbiamo il collegio dei revisori di conti, per una, se sono un comune di classe demografica superiore ai 10.000 abitanti, oppure abbiamo il revisore unico, revisore ufficiale di conti per i comuni sotto ai 10.000 abitanti. Questi signori prima erano eletti dal consiglio comunale,
e essendo eletti dal Consiglio Comunale è evidente che quando il Consiglio Comunale elegge degli esperti, in genere è tentato il Consiglio Comunale, non sempre, sottolineo, è tentato ad eleggere i due revisori di conti della maggioranza come persone note all'amministrazione. Sottolineo note e non aggiungo aggettivi. Il terzo era eletto dalla minoranza. È evidente che se i due appartenenti al Collegio del Revisore dei Conti sono noti all'amministrazione, ci possono essere dei colloqui fra l'amministrazione e i due appartenenti al Collegio. Uso colloqui fra virgolette. Mi è capitato, non faccio nomi, mi è capitato un sindaco che, rivolgendosi al presidente del Collegio dei Revisori di Conti, dice testualmente queste parole: se scrivi nel tuo report quotidiano di visita al comune quanto mi hai detto, io finisco in galera domani mattina. Questo presidente del Collegio dei Conti ha lasciato la pagina in bianco. È evidente che forse il sistema doveva essere modificato. L'hanno modificato in effetti, perché questi colloqui, fra virgolette, erano piuttosto frequenti. Allora che cosa ha deciso il legislatore? Il legislatore ha deciso, secondo me, una cosa piuttosto intelligente. Dato che i revisori di conti devono far parte dell'ordine dei commercialisti o dei ragionieri contabili iscritti nell'organo provinciale di rappresentanza della categoria, che questi vengano eletti a sorte. Quando c'è il bando per la costituzione del collegio o del revisore dei conti unico, deve essere iscritto il soggetto all'ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili, deve aver fatto un corso particolare, deve essere abilitato per quella classe demografica del comune e viene eletto a sorte. Quindi è evidente che qua i colloqui si riducono di molto. Mi sono dilungato un po' perché vedo, per la mia esperienza, che il Collegio del Revisore dei Conti viene sempre considerato come qualche cosa di nebbioso, che magari non c'è, non si sa neanche se esiste, e invece esiste ed è un organo che ha moltissime capacità da un punto di vista di organizzative e di conduzione dell'andamento contabile. Quindi, se una minoranza ha dei problemi, che non si litighi in consiglio comunale, perché è perfettamente inutile, si invita, perché vedremo che il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore deve per legge collaborare col Consiglio Comunale. Se ci sono dei problemi, un pezzettino di carta infilata nella stampante: caro Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, caro Revisore Unico, io ho notato questo, per favore rispondimi. Prego. Il consigliere ha chiesto chi sono i revisori dei conti, gliel'ha chiesto il sindaco, gliel'ha chiesto la giunta, non lo sappiamo. Ottimo, benissimo. Si fa la cosa più semplice di questo mondo, dato che i revisori dei conti devono essere scelti a sorte, ma comunque vengono comunque nominati dal Consiglio Comunale, basta andarsi a leggere la delibera di Consiglio Comunale di nomina. Perché l'abbia chiesto, proprio non lo so, questo è indice che qualche cosa non funziona, perché è impossibile che nessuno sappia chi sono i componenti del Collegio del Revisore dei Conti o il Revisore del Unico. Devono essere presenti durante il Consiglio Comunale? Bella domanda. Il sottoscritto era sempre presente. Alcuni non vengono, però vedremo, spero che sia scritto anche in questo regolamento di contabilità, se vengono invitati in consiglio comunale è molto difficile che rifiutino, molto difficile, dal consiglio comunale, perché hanno l'obbligo di collaborare col consiglio comunale. Nel caso il consiglio comunale veda che ci sono degli orientamenti, degli atteggiamenti, delle
così delle sbavature, secondo consiglio comunale, prima si scrive al presidente o al revisore, guarda che noi avremo piacere almeno di vederti in consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o approvazione del rendiconto. Questi insistono nel loro atteggiamento, si fa la cosa più semplice di questo mondo, foglio dentro la stampante, si scrive al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e ragionieri contabili, caro presidente, vuoi riferire al tuo iscritto che noi abbiamo dei problemi con lui o con lei? Vedrete che in quel caso il revisore si precipita immediatamente, anche perché il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ha un organo disciplinare, quindi non fai quanto ti dicono questi, beh, allora puoi avere problemi con noi dell'ordine, e in quel caso uno ci pensa su 14 volte e mezzo. Un milione di euro è già la scuola. Sì. Allora, assurdo. Assurdo. Tu dici inutile che il concorso comunale, perché hanno messo tutte le cifre qua, inutile che glielo dico all'assessore a bilancio. Perché, no, perché è stata messa quella cifra, come si è potuto mai arrivare a una cifra così assurda? Anche il Collegio dei Revisori dei Conti comincia a chiedere tutte le determine, comincia a chiedere le fatture e comincia ad andare ad esaminare perché l'efficacia, anzi perché l'efficienza non è stata così attenta. Perché avete speso questo? Come si è arrivati a questo? Anche perché possono vedere che c'è, per esempio, un danno erariale, una sovrafatturazione, la manodopera e il colore necessario bastavano 10.000 euro, il resto è evidente che c'è un danno contabile, sono titolati a scrivere alla Corte dei Conti, sezione contabile, e lì sono guai. Perché se i revisori rilevano qualcosa sono guai. Ecco perché vi dico, l'efficacia e l'efficienza, oltre ad essere un controllo interno della giunta, ma quando ci sono problemi di questo genere, c'è l'organo titolato per questo. È inutile andare dal responsabile dell'ufficio ragioneria, è inutile andare dall'ingegnere e capo dell'ufficio tecnico. C'è questo organo, utilizziamolo perché è previsto e abbiamo visto che ha capacità di farlo. Parere di regolarità contabile, vedremo che cos'è. Visto di copertura finanziaria, parere di regolarità contabile, da un punto di vista strettamente contabile, questa spesa o questa entrata rispetta i canoni del regolamento di contabilità e di tutti gli altri decreti legislativi che riguardano la contabilità. E visto di copertura finanziaria, il responsabile dell'ufficio ragioneria dice ok, i fondi per fare questa determinata spesa ci sono in bilancio, garantisco che ci sono, quindi nessuna possibilità di arrivare al famoso disavanzo di amministrazione di cui parleremo. Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario. Perché deve fare delle segnalazioni obbligatorie? Perché vedremo, il decreto legislativo del 2000, 267 del 2000, prevede che il responsabile della ragioneria che controlla quotidianamente gli equilibri dei bilancio, quando si accorge, nel momento in cui si accorge che c'è qualche cosa che non funziona, deve fare varie comunicazioni, a dire guardate che il bilancio, l'equilibrio di bilancio è compromesso per questi motivi, chiedo a voi di attivarli, vedremo quali sono gli organi. Scriverà anche al Collegio dei Revisori dei Conti secondo voi? Certo che scriverà anche a loro, certamente sì. Negli altri settori la programmazione, vedete la programmazione,
costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione, sono arrivate qua, la programmazione di mandato, il documento unico di programmazione di cui abbiamo visto prima, eccolo qua, subito dopo il bilancio di previsione, il bilancio di previsione, iscrizione del risultato d'amministrazione, fondo di riserva, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato per l'entrata, fondo vincolato per la spesa, fondo crediti di dubbia esigibilità. Che cosa potrebbero essere questi crediti di dubbia esigibilità? Per lei, che lei che non ha pagato le tasse, si sa che è un disgraziato, purtroppo residente in questo comune, quello lì è un bravo ragazzo timorato di Dio, ma non ha un centesimo, queste qua le tasse non le pagherà mai, speriamo che emigri in un altro comune. Altri fondi di accantonamento allegati al bilancio e nota integrativa, conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati. Il piano esecutivo di gestione, questo non lo vedremo, è una particolarità del bilancio di previsione, questo viene dato ai responsabili di servizio, le variazioni del PEG, la gestione del bilancio, le risorse dell'ente, le fasi delle entrate, disciplina dell'accertamento, anche questo non lo vedremo, le spese, vedremo solo qualche cosa, le spese dell'ente, prenotazione dell'impegno di spesa, prenotazione delle spese di investimento, impegno di spesa, impegni di spesa per esigibilità differita, impegno di spesa automatici, impegni pluriennali, liquidazione contabile. Quindi vedete che è dettagliato, questo è importante, equilibri di bilancio, controllo sugli equilibri di bilancio, ambito di applicazioni, fase dei controlli, esito negativo, salvaguardia degli equilibri di bilancio, eccetera, eccetera. Il bilancio contabile consolidato che riguarda le partecipate del comune, contabilità patrimoniale di inventari, l'abbiamo affrontato per ieri il problema, io posso avere un buon avanzo di amministrazione ma per bacco mi sono venduto l'asilo nido, quindi è vero che ho avuto un risultato di gestione attivo, ma dall'altra parte ho depauperato il patrimonio del comune, quindi non è che abbia fatto una bella cosa, dove devo tenere un avanzo di amministrazione o comunque un pareggio di bilancio, da dire entrate e uscite pareggiano uguale a zero, e possibilmente devo aver incrementato, non ridotto, il patrimonio comunale. Il patrimonio comunale deve essere sempre intonso da 4 secoli a questa parte, un comune ha mantenuto sempre il suo patrimonio? No. Ovviamente ci sono variazioni anche in questo caso, si può vendere, si può alienare una parte del patrimonio, si può ricostituire, per esempio, ho citato ieri, un relitto stradale che non serve più perché la topografia del comune è cambiata, il comune può tranquillamente vendersi il relitto stradale. Una scuola elementare, sarà successo sicuramente anche qua, perché con il calo del tasso di natalità purtroppo siamo sempre in deficit di bambini, una scuola elementare che non serve più può essere tranquillamente venduta o riconvertita o utilizzata in altro modo. La revisione, eccolo qua. Organi di revisione, elezione, accettazione della carica, io posso essere eletto come revisore di conti in un comune e dico no, non mi va bene perché motivi vari. Stato giuridico dei revisori, guardate che è l'unico che ha uno stato giuridico previsto dalla legge, funzioni del collegio dei revisori, funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza. Il revisore di conti o il revisore unico si alza una mattina, esce dal suo studio professionale, dice vado presso il comune a controllare una determinata cosa. Quando si presenta in comune nessuno può dirgli caro revisore dovevo avvisarmi, questo documento non te lo produco, assolutamente no, si siede lì, controlla quello che vuole.
dalle delibere di consiglio, agli impegni di spesa, alle determine di vari, può fare un giro sull'autobus dello scuolabus per vedere se è pulito, se è mantenuto, perché deve controllare l'efficacia e l'efficienza. C'è il servizio di trasporto degli alunni gratuito, ma gli autobus sono completamente sporchi o non sono mai stati disinfettati. Questo si chiede: perché mancano soldi, si precipita in ufficio ragioneria? Ho visto che gli autobus sono completamente luridi perché non sono mai stati puliti, ma perché non abbiamo disponibilità in bilancio. Bene, scrivo una letterina all'assessore e al sindaco, provvedete immediatamente, perché se no io nel mio repo scrivo che gli autobus sono completamente luridi. Pareri dell'organo di revisione, lo vedremo. Modalità di espletamento delle funzioni dell'organo di revisione, cessazione della carica. Vedete che c'è nel regolamento di contabilità, c'è impossibile, sottolineo l'impossibile, che nessuno sappia chi siano questi signori. Anche perché devo dire che vengono pagati in maniera buona, non eccessiva, ma sono pagati a livello di professionisti. Non entriamo nel dettaglio del regolamento di contabilità perché abbiamo parecchie cose da vedere. Oggi e il prossimo incontro saranno incontri piuttosto pesanti, perché dovremo fare un esame dei vari articoli di legge. Quindi li commenteremo, non sarà proprio così interessante come può essere stato ieri. Dobbiamo farlo perché a giocare a scacchi occorre capire le regole. Non è possibile giocare a scacchi solo muovendo la regina. Quindi dobbiamo capire che cosa c'è sulla scacchiera e capire quali sono le funzioni delle varie pedine. Andiamo subito nell'argomento e prendiamoci subito il testo unico 267 del 2000 e partiamo dall'articolo 152. Questo ovviamente è patrimonio di chiunque, cioè su internet è stato modificato varie volte. Senza la lettura di questo è inutile avvicinarsi alla lettura di un qualsiasi bilancio del comune o di un qualsiasi documento contabile del comune. Questa è per noi, passatemi il termine, anche se non è molto attinente, questa è la nostra Bibbia, quindi dobbiamo conoscerla, non dico a menadito, ma almeno avere il dubbio che qui c'è scritto qualche cosa che può essere interessante. Partiamo dall'articolo 152 che ci recita, guarda caso, regolamento di contabilità. Quindi non è che un comune possa dire io faccio a meno del regolamento di contabilità, quello che capita, capita. No, con il regolamento di contabilità, ripeto, oggi e il prossimo incontro so che per voi non sarà molto, però bisogna farlo, protocollo dobbiamo farlo. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 e successive modificazioni e integrazioni, perché nel frattempo è stato modificato, con modalità organizzative corrispondenti alla caratteristica di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. Tu comune puoi inserire determinate caratteristiche, determinate regole nel tuo regolamento di contabilità, comunque ti devi ispirare alle previsioni di legge che ti ho detto io, perché tutta l'amministrazione di tutti gli oltre 5.000 comuni d'Italia, che sia da Roma che sia dal comune di 15 abitanti, devono avere le stesse caratteristiche, essere uniformi. Perché dice il legislatore che deve essere uniformi?
perché altrimenti potremmo avere un bilancio scritto in un modo e un altro bilancio scritto in un altro modo, in modo che questi non rispondono alle esigenze dello Stato di capire come sta andando l'amministrazione dei comuni d'Italia, anche perché questi sono soggetti, lo vedremo nell'ultimo incontro, al patto di stabilità derivato dall'Unione Europea. Il regolamento di contabilità si prego. All'ultimo incontro. Sì, perché l'ho messo all'ultimo incontro perché nel patto di stabilità si capisce perché i sindaci dicono: io i soldi li ho ma non li posso spendere. Quindi dobbiamo capire prima perché ha i soldi il sindaco e poi perché dice ai cittadini: non lo posso spendere perché ho il patto di stabilità. I cittadini non sanno che cosa ha contenuto nel patto di stabilità. Tu sindaco tu sei un buon da niente. Non è così. Vedremo che ci sono condizioni contingenti per cui quando si dice sindaco tu sei buon da niente, prima di dare dei giudizi anche da parte dei cittadini sarebbe caso di andarsi a vedere le cose. Che poi il sindaco abbia amministrato bene o male, quello è un giudizio di carattere politico, ma il giudizio di carattere tecnico prima occorre avere i documenti disponibili. L'assenico, da dove vengo io non abbiamo il civico acquedotto, abbiamo problemi con l'assenico. Con l'assenico, quello che è lui può diciamo per il coordinamento aperto per cambiare le cose, per farlo. I revisori ce la vedono, li possono vedere di nostro. Allora, in termini di sanità pubblica, il primo responsabile è il sindaco. Nel caso l'acqua o qualsiasi altra cosa, tipo inquinamento o rumori, eccetera, non è che può il sindaco, deve fare ordinanza. In qualche comune io l'ho visto che il sindaco ha vietato l'uso per l'alimentazione umana dell'acqua, quindi sono stati costretti tutti i cittadini ad andare al supermercato a prendersi l'acqua in bottiglia perché c'erano problemi di assenza. Deve, il revisore dei conti può dire di no? Assolutamente no, perché in termini di sanità e di ordine pubblico il primo responsabile è il sindaco, ma non solo, deve farlo nel caso le analisi dell'acqua siano preoccupanti, ma deve farlo prima che succeda questo. Ha il dubbio che ci possa essere uno sversamento di pesticidi nel territorio? Ha il dubbio che possa esserci sversamento nell'aria di fumi tossici? Ha il dubbio che qualche cosa vada ad incidere sulla sanità pubblica? Prima che succeda deve mettere l'ordinanza, dopodiché farà tutti i controlli. Se l'ordinanza è stata fatta in maniera estremamente preventiva e ciò che ha temuto il sindaco non si è verificato, la ritira. Non c'è. No, in quel caso no, perché deve assolutamente, c'è uno sversamento, tutti i pesci un determinato muoiono, è evidente che c'è qualche cosa, ordinanza, si fa tutto il possibile per ripristinare la salubrità di quel fosso, di quello scolo, non importa se in bilancio ci sono i fondi oppure no, prima si fanno, poi il Consiglio Comunale vedrà come finanziarlo. Per necessità ed estrema urgenza, questa è la cosa sotto. Abbiamo visto ordinanze, ne abbiamo viste a migliaia, quando un paio d'anni fa c'è stato purtroppo il terremoto nella zona emiliana che ha
colpito anche la parte sud di Verona e in parte la provincia di Mantova, ci sono state un sacco di ordinanze di chiusure di immobili, per esempio, di divieto di utilizzare immobili comunali oppure le chiese, perché il sindaco può ordinare anche la chiusura di una chiesa, ovviamente. I fedeli vanno ad assistere alla messa, viene giù l'architrave che risponde al sindaco, non il parroco, ovviamente. E ci sono state ordinanze di vario genere in quel caso. Il regolamento di contabilità assicura di norma la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione proposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile in armonia con le disposizioni presenti in testo unico delle altre leggi vigenti. Il regolamento di contabilità sono approvati nel rispetto del nome della parte della seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore limite inderogabile, con eccezione delle sottolencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina e quale elenca. Vediamo l'articolo 153 che riguarda il servizio economico finanziario. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici, anche questo deve essere presente in comune, e dei servizi, sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. È evidente che per l'organizzazione dell'ufficio ragioneria del Comune di Milano è differente l'organizzazione del servizio ragioneria del comune con 15 abitanti, questo è evidente, quindi ci sono. Guardiamo il comma 4 che è interessante, il comma 5. Chi è questo signore? Il responsabile del servizio finanziario di ragioneria o qualificazione corrispondente è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata. Fermiamoci qua. Ieri mi è stato detto, ma se un impegno di spesa viene previsto e il responsabile del servizio finanziario attesta, oltre alla regolarità contabile, anche la copertura finanziaria, quindi che vi siano le disponibilità in bilancio, è impossibile che un comune vada in negativo, ci sia un disavanzo di amministrazione, perché se prima di spendere i soldi controllo ed attesto che siano disponibili, è evidente che seguendo questo principio un disavanzo di amministrazione è matematicamente impossibile. Che cosa ci dice qua? Che questo signore è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata. Che cosa si preoccupa di dire il legislatore? Dice, quando predisponete il bilancio di previsione, non sognatevi di sovrastimare le entrate o di sottostimare le uscite. Esempio, ricaveremo dalla Tari, dal servizio dei rifiuti, 500.000 euro. Invece magari nell'andamento storico siamo arrivati a 250.000 euro. Ammettiamo che vengano impostati 500.000 euro. Abbiamo l'equilibrio finanziario, dall'altra parte ci sarà una spesa di 500.000 euro. Fatto questo, triste, che la spesa, dato che il bilancio di previsione una volta approvato è autorizzatorio, quindi la spesa dei 500.000 euro mi vanno tranquillamente spesi nel corso dell'esercizio, i 500.000 euro, di cui 250.000 dal famoso Pernechele, non entreranno mai. Che cosa abbiamo in quel caso? Abbiamo un disavanzo di amministrazione. Ecco perché dice, tu responsabile del servizio finanziario, non ti sognare che non ti passi mai per la testa di non controllare la veridicità
di quanto metti in entrata. Se controlli la veridicità di quanto metti in entrata, sei obbligato a fare la stessa cosa in uscita, perché se dico sono 250.000 di tari, è evidente che dall'altra parte non posso mettere 300.000, perché ho il pareggio finanziario. Devo necessariamente mettere 250.000. E di compatibilità delle previsioni di spesa, ma è sufficiente, vuole essere chiaro il legislatore, ma è evidente che se controlli bene l'entrata, 10 in entrata, 10 in uscita, se mi hai controllato bene i 10 in entrata, non puoi presentare al Consiglio Comunale un bilancio che dall'altra parte nella spesa prevede 11, perché subito qualcuno alza la mano, c'è un errore, per favore, rivedetelo. Di contabilità delle previsioni di spesa avanzate dei vari servizi, sono i vari servizi che dicono al ragioniere: guarda, io ho bisogno di questa entrata e ho bisogno di questa, da iscriversi nel bilancio di previsione e dalla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spesa. Non solo non sognarti di non controllare la veridicità, ma devi anche controllare nel corso dell'esercizio che quanto è scritto corrisponda effettivamente all'andamento reale di degli eventi economici che si stanno verificando, alla regolare tenuta della contabilità economica patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione dei vincoli di finanza pubblica. Quando dice il legislatore più in generale alla salvaguardia degli equilibri complessivi della gestione dei vincoli di finanza pubblica, sta parlando del patto di stabilità ed interno. Tutto quello che succede durante l'anno, tu responsabile del servizio finanziario devi costantemente controllare per non arrivare al 31 di dicembre con un possibile disavanzo. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. Io sono l'assessore al bilancio, voglio fare bella figura, ragioniere, dai, lascia stare, non sta mia fame di problemi, che tanto dopo che penso mi. No, no, il responsabile del servizio finanziario non ha bisogno di nessun suggerimento politico, è soggetto alla legge, non deve fare nessun tipo di previsione, ma forse vedremo, se per me che le so che adesso muore la nonna, eredita e mi dà, no, non deve fare nessun tipo di speculazione, deve soltanto guardare esattamente l'andamento finanziario di che cosa gli capita sulla scrivania, nulla di più. Ha dei dubbi, ha dei problemi, ha qualche cosa, che non si rivolga all'organo politico. Assessore, guardi, ho questo problema, non so come cavarmela. No, alza il telefono, egregio dottor o ragioniere, non riesco a fare questo, come cosa mi consiglia, che cosa posso fare? Questo deve fare, nessuna previsione, nessuna pressione. Andiamo avanti, vediamo l'articolo osservatorio della finanza, lo saltiamo, commissione per la finanza, questo lasciamo perdere che non è, vediamo questo brevemente perché tanto per capirci. Classiche demografiche, popolazione residente. Ai fini dell'applicazione dell'esposizione contenuta nella parte seconda del presente testo unico, valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche. In ragione delle classiche demografiche abbiamo delle cose particolari. Lo cito solo a titolo di consolidamento dei conti pubblici, riguardano le partecipate, rendiconto dei contributi straordinari, anche quelli li lasciamo da parte, esecuzioni, questo no, questo ci interessa. Questo ci interessa in modo particolare perché abbiamo dei controlli
che il legislatore dà grande fiducia ai comuni, ma esige dei controlli. Certificazioni dei bilanci e di bilancio. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni dei comuni e le comunità montane, quindi vedete che non esiste solo il comune di Cielo Azzurro, esiste ovviamente le province che sappiamo tutte, le città metropolitane, insieme di più città, le unioni di comuni, i comuni possono, anzi devono unirsi insieme, e le comunità montane. Sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati di bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e da trasmetterli al Ministero dell'Interno. Ecco perché l'uniformità. Quando voi mi certificate qualche cosa e me lo mandate al Ministero dell'Interno, io devo capire che sono stati eseguiti tutti con gli stessi principi, perché se no avrei report, avrei certificazioni che dicono cose completamente diverse. Una mi parla in italiano e quell'altra mi parla in tedesco e io non riesco più a capire le cose, dice il Ministero dell'Interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e guarda caso da chi? E dall'organo di revisione economico-finanziario. Quando mi certifico una cosa vi prendo dentro tutti e tre. Sia il segretario comunale che dovrebbe, io ho una mia idea personale circa i segretari comunali, ma è meglio che non che me la tenga per me, il responsabile del servizio finanziario, perché è questo che ha controllato durante l'anno l'effettivo, il reale svolgimento degli eventi finanziari, e soprattutto da chi ha l'obbligo legislativo di controllare che ciò che è stato scritto lì corrisponda a verità. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza della trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno previo parere dell'ABI, dell'ANCI, dell'UPI, eccetera. Questo è il comma terzo interessante. E qui il legislatore ha usato la mano dura. La mancata trasmissione del certificato da parte dei comuni e delle province comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, ive comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. Non mi certifichi il bilancio perché te lo sei dimenticato, perché sei in ritardo, perché il ragioniere ha vinto il totocalcio, sparito, è andato in Brasile. A me non interessa niente il Ministero dell'Interno. Io non ti trasmetto più i fondi a qualsiasi titolo. Quindi sarà il caso che questo certificato me lo trasmetta il comune. I dati delle certificazioni sono resi note sulle pagine del sito internet della Direzione Generale Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno e vengono resi disponibili per inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo eccetera. Perché? Perché abbiamo il patto di stabilità europeo. I certificati a rendiconto, queste sono previste per il 2014, lasciamo perdere. Questo invece dobbiamo per forza leggercelo. Principi di bilancio, principi generali del bilancio. Quali sono le regole per giocare a scacchi? Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferite almeno ad un triennio, l'abbiamo visto ieri nel documento unico di programmazione, comprendente le previsioni di competenza di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili sempre del 118, decreto del 118-2012. Il totale delle entrate finanzia indistintamente, l'abbiamo visto prima, il totale delle spese salvo le eccezioni di legge. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre dell'anno. Dopo tale termine che cosa succede? Non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spese in conto dell'esercizio scaduto. È evidente, l'esercizio chiude il 31 dicembre, succede qualcosa alle ore 8 del 2 di gennaio, questo farà parte dell'esercizio successivo.
Tutte le entrate sono iscritte in bilancio lordo delle spese di riscossione, ma io scrivo in bilancio l'entrata netta, no, mi devi scrivere in bilancio l'entrata lorda a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono scritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. Che cosa fa riferimento qua il legislatore? Fa riferimento ai debiti fuori bilancio. Hai ordinato i biberon per l'asilo nido, non hai fatto un impegno di spesa, questa spesa è una spesa, un debito fuori bilancio, dovrà essere il consiglio comunale a decidere che cosa fare per questa spesa, per i 200 euro dell'acquisto dei biberon che sono stati acquistati senza determina di acquisto e senza impegno di spesa. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità. Deve essere vero quello che scrivi. Non ti sognare di mettermi cifre che non corrispondono a verità ed attendibilità. Non puoi mettermi in bilancio la tinteggiatura della scuola elementare a 1 milione di euro per 500 metri quadrati. Non è attendibile, sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo, perché ci possono essere state già variazioni di prezzo, o in mancanza ad altri idonei parametri di riferimento. Devo tinteggiare la scuola, non ho parametri di riferimento. Caro revisore dei conti, tu cosa mi consigli? Ecco, lui ti dirà, guarda, aspetta, faccio delle indagini, chiamo il mio amico che segue, non so, una grande industria di colori e ti so dire qual è il prezzo medio applicato per quel tipo di tinteggiatura che vuoi tu. Metti questo prezzo all'incirca. E così è informato, si dice guardate, mi ha mandato il fax il revisore dei conti, mi ha detto che posso mettere 50 euro a metro quadro. Sì. Ma sembra però che, cioè, tu dici però, le volte comuni sono corretti, cioè, il viaggio di previsione è sempre una cifra, cioè, le condizioni che è qualità, cioè, faccio un esempio, mi dice che un appartamento che custode delle case, sì. 200.000 euro, 200.000 euro, 40 euro, e una situazione di necessità, cioè, non lo so. Infatti, chi è responsabile di questo, in consiglio comunale, si può chiedere, speriamo che ci sia la presenza del revisore dei conti, perché, ma guarda che lì è un rudere, più o meno perché è stato messo. Queste sono tutte discussioni per una lettura critica del bilancio di previsione e questo è riferimento, l'abbiamo visto, all'attendibilità. Mi hai messo una cifra per me non attendibile. Discutiamo, ci litighiamo fino alla morte perché secondo noi. Vediamo il comma sesto. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, complessivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Sono dettagli tecnici che vedremo meglio quando leggeremo il bilancio di previsione. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative, lo leggiamo, so che non sarà chiaro. Lo leggiamo, lo rileggiamo e dopo andremo a vedere lo schemino. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti. Quali sono le spese correnti? Ditemene una. Gli stipendi, non solo, ma già ne abbiamo individuato una. È comprimibile la spesa corrente degli stipendi? Tagliamo gli stipendi ai dipendenti dell'80%? È possibile farlo? No. Perché non è possibile farlo? Perché c'è il contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi andremo contro legge e saremo fuori legge.
il consumo dell'energia elettrica, internet, acqua, eccetera, lo possiamo tagliare del 90%? Sì, no, 90% no, però si può ridurre. Si può dire consumate meno acqua, si può rivedere il contratto di fornitura dell'energia elettrica, però anche questo possiamo ridurre il consumo dei carburanti per i mezzi comunali, per lo scuolabus, per il raserba degli operatori ecologici. No, possiamo comprimere le spese per la manutenzione dei mezzi comunali quando si rompe l'autobus, lo portiamo all'officina, diciamo guarda, non abbiamo soldi, ti paghiamo la metà al meccanico. Il meccanico la prima volta ti dice ok, la seconda ti dice guarda, qua c'è il mio collega qua vicino, vai da lui. È solo per focalizzare che le spese correnti sono molto molto particolari e hanno la pessima caratteristica di essere incomprimibili. Bisogna prendere meno dipendenti se è possibile. Prendiamo meno dipendenti, già c'è il turnover che quindi se ne vanno via tre e possono essere assunti solo uno. Riduciamo i dipendenti, bene. Basta dirlo in campagna elettorale. E se si riducono i dipendenti, cosa succede dall'altra parte ai servizi ai cittadini? È possibile. Bella. Ma veramente il sistema economico compatibile veramente con gli stessi cittadini. Questo è il che hai. Bene, è possibile discutere, basta dirlo chiaramente ai cittadini, noi li riduciamo la metà ai dipendenti comunali perché abbiamo intenzione di razionalizzare. Bene, dopo vediamo, si vedranno i risultati. Tipo la tecnologia, mi permetto di avanzare qualche dubbio, mi ricordo 35 anni fa quando ho cominciato a lavorare sottoscritto dicevano col computer la carta non esisterà più. Beh, io la carta l'ho vista decuplicata con l'avvento del computer, non sparita. Comunque andiamo avanti. Allora, le previsioni relative alle spese correnti, abbiamo capito cosa sono, sommate le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, quello che lo Stato mi dà per gli investimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altri prestiti. Che cosa sta facendo qua? Sta descrivendo un equilibrio che vedremo, perché alle spese correnti aumento le trasferimenti in conto capitale, aggiungo le rate di ammortamento dei mutui e di altri prestiti, quindi vediamo spese da una parte, spesa dall'altra, più trasferimenti dello Stato, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata. È evidente che qua c'è un bilancio, perché abbiamo spese correnti, più trasferimenti dello Stato, più le quote di ammortamento dei mutui, e questo non deve essere superiore alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, è evidente che qua il legislatore mi sta dicendo fai attenzione perché ti sto dando gli strumenti per un bilancio all'interno del bilancio di previsione. Lo vediamo. Ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza da parte concorrente non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio indicato da contabilità finanziaria, eccetera, eccetera. Questo che il legislatore sta descrivendo è il bilancio cosiddetto economico. Perché? Partiamo dall'entrata, ci dice che non deve essere complessivamente superiore alla previsione di competenza dei primi tre titoli di entrata. Quali sono i tre titoli di entrata? Li decliniamo e dopo li andremo a vedere.
sono le entrate tributarie. Fatemi subito un esempio di entrata tributaria. Sì. Le immondizie, l'addizionale comunale, certamente l'entrata tributaria. Il titolo secondo, ve lo dico io, sono i trasferimenti dello Stato, quello che lo Stato dà per il fondo di perequazione. Quello che abbiamo visto prima dice, fai attenzione perché se non mi mandi il certificato, io Ministero dell'Interno non ti do il becco di un centesimo, quindi se vuoi quelle disponibilità finanziarie parametrate alla classe demografica che abbiamo visto prima, è bene che tu me lo mandi. Prego. Questa è l'unica cosa che mi ha pensato, cioè nel senso, se uno riesce a farmi, se sì. Sì, può, se riesce, il revisore dei conti gli viene l'orticaria subito, dice anche se fai a meno di questo trasferimento il certificato mandalo perché è previsto da obbligo di legge, anche se no. No, sono queste. Quindi entrate tributarie che le conosciamo perfettamente tutti quanti bene, i trasferimenti dello Stato e le entrate extratributarie. Un esempio di entrata extratributaria di cui sono sicuro tutti abbiamo contribuito, nessuno escluso. E multe. Recentemente ho contribuito per un comune lombardo con 175 euro e ben 3 punti di patente. Di notte, strada deserta, 90 all'ora, rilevato 100 all'ora. Ecco, allora, questi tre titoli di entrata devono fare pandan con, devono essere uguali, almeno uguali, alle spese correnti, alle risorse finanziarie che ci dà lo Stato in conto capitale e alla quota di ammortamento dei mutui. Se io metto tre titoli, se metto delle entrate che mi devono pareggiare a delle spese, è evidente che il legislatore si sta preoccupando di una cosa. Con le entrate proprie, i primi tre titoli di entrate si definiscono entrate proprie, con le entrate proprie tue sono attendibili questi primi tre titoli di entrata? Le entrate tributarie sono attendibili? Certo, se per me che non paga, ma mi arriva a casa la letterina di Equitalia. I trasferimenti dello Stato sono attendibili? Oddio, a meno che il Ministero dell'Interno impazzisca e mi dice ti do 100 e me ne manda 30, è sufficientemente attendibile. Le entrate extratributarie sono attendibili? Le multe, se paghi entro 5 giorni ti faccio una riduzione del 30% e in genere tutti quanti pagano. Quindi le entrate proprie del comune, i primi tre titoli di entrata, devono corrispondere a che cosa? Alle spese correnti, che sono insopprimibili, alla quota di ammortamento dei mutui. Caro comune, ti sei indebitato, voglio essere sicuro che il tuo indebitamento sia attendibile e che tu possa sicuramente far fronte al tuo indebitamento, perché il tuo indebitamento te lo lego strettamente alle tue entrate proprie. Questo è l'equilibrio economico all'interno dell'equilibrio del bilancio. I comuni che dire che diciamo che riesce a recuperare la tassa, naturalmente in forma di comanda tasse su tasse, che via, no? Qualche comune che riesce a avere eliminata sostituisce naturalmente l'Italia, sì. Quei comuni che tanti comuni che devono riuscire a sostituire l'Italia, e cioè in fondo quelli che poi tramite l'Italia il prezzo è maggiorato, perciò si prende l'Italia, quei comuni che riesce naturalmente a farlo.
è possibile che qualche tecnica che è quella per fare un mondo di portale per un dinero il mondo di lavoro. Allora, Equitalia ha un problema perché sapete che ha un sistema di funzionamento e da commissioni ed interessi che sono, dal mio punto di vista, fuori di mercato. Poi è il 30% naturalmente le fatture che manda anche le registri reali. E qua è un buon tipo per le assoluto. Ci sono non solo poi il risultato sì, poi c'è stato il problema dei funzionari che hanno firmato la richiesta di rimborso che non era autorizzato. Comunque può il comune decidere di dare a un ente terzo la riscossione dei propri tributi, certamente. Lo posso dare a una persona privata? No, era possibile farlo, attualmente bisogna darlo a una società. Poi è possibile darlo una banca, è possibile darlo, come scegliere la banca con un bando, che sia chiaro per tutti, non è che di Pernechele, è Pernechele SPA banca locale, cara banca Pernechele SPA, ti concedo la riscossione dei tributi del comune, no, devo fare un bando specificando quali sono le caratteristiche, dimmi. Il debutto che un comune può prendere per comunicare un vero oppure per l'inquinamento dei vari paesi costanti da attorno vengono messi in immagini se c'è un sì, trasferimenti sul discorso di idee che ha. No, questi sono trasferimenti che escono dall'entrata propria. No, vengono inserite un altro titolo, ma non in questi qua, perché sono. Perché non vengono inserite nelle entrate proprie? Perché questo ha la caratteristica, sfortunatamente, di essere di origine straordinaria. Queste invece hanno la caratteristica di essere entrate proprie ordinarie, come sono spese ordinarie le spese correnti, come sono spese ordinarie, ai noi, le rate di ammortamento dei mutui. Quindi ti dice: fai attenzione, perché se ti sei indebitato devi essere sicuro, perché ti impongo io questo equilibrio economico, devi essere sicuro di poter far fronte ai tuoi impegni di carattere finanziario. Sì, quello che potrebbe essere un gruppo che lui va a osservare, che è una già sottolineata, che è una discussione non so se ne sta. Sì, ma quella che stiamo qua ci vuole una volta. Dipende dalle clausole contrattuali. Dipende dalle clausole, cioè, se è previsto non si può interrompere. Neanche sono tutte clausole vessatorie in fondo, sono in genere in fondo, basta leggersi il contratto. Che cosa gli trasferisco un minimo di esperienza personale per quel poco che può valere? Fate attenzione, perché in genere quei contratti vengono stipulati a scadenza di un'amministrazione e l'amministrazione in scadenza ha, non sempre, ma qualche volta ha la tentazione di fare contratti con scadenza pluriennale. Io ho visto un contratto in scadenza di un comune, non vi cito il comune, non vi cito l'oggetto di contratto, pari ad una durata di 18 anni. Anche magari qualche dubbio sorge, ma secondo il mio modestissimo punto di vista, ripeto, non vale nulla, un'amministrazione in scadenza dovrebbe fare solo la gestione ordinaria. C'è un contratto che scade e che deve essere rinnovato, si va in consiglio comunale e si discute, si dice: guardate, siamo in scadenza, dobbiamo per forza rinnovare questo contratto, perché altrimenti il determinato servizio relativo a questo contratto non potrà più essere attivo, noi abbiamo intenzione di rinnovarlo per un anno, in modo tale che la prossima amministrazione che rientra avrà 4 anni davanti per decidere che cosa fare. Mi pare un tantino irrispettoso, fra virgolette rispettoso, essere in scadenza e sottoscrivere un contratto di durata di 18 anni. In quel caso, se l'amministrazione in scadenza la prima, se è previsto dal contratto, sì. Non può neanche fare il corso.
Dipende da come è scritto il contratto. Se è scritto bene che non ci sono appigli, se c'è qualche appiglio, se è scritto male, se qualche avverbio lascia problemi di interpretazione, è possibile. In questo caso attenzione però, perché quando si incarica un legale per queste cose, quando il comune litiga con qualcuno, ha bisogno di un legale. Il legale, non ce l'ho con gli avvocati o con i procuratori, spesso sono tentati a allungare il tempo della discussione, della lite. Perché? Le parcelle però arrivano costantemente, quindi attenzione quando il comune litiga, perché si usano sempre denari pubblici. Allora, tu hai detto che hai visto il tuo. Io aggiungo, è possibile poi quella clausola di regolamento? No, io non l'ho mai vista. No, se c'è una scadenza del regolamento, devo fare il regolamento, devo fare il nuovo. Potrei mettere che al fine del mio mandato non posso fare un mutuo per oltre 5 anni o non so. Il fatto è che fino alle elezioni chi è in carica può fare legalmente tutto quello che ritiene utile e necessario. Potrebbe essere inserita, io ho qualche dubbio, perché prima di tutto non l'ho mai vista, poi non so quanto possa essere accettata nel Consiglio Comunale, non so, questo è un discorso che mi lascia dubbioso, prego. Non la sento, signorina, se fa lo sforzo di parlare un po' più. Adesso abbiamo fatto l'esempio per quanto riguarda le discussioni per esempio gli studi che la cosa recente e hanno fatto a San Giovanni quando ci scadeva pochi giorni fa per diciamo la gestione della tesoreria. Sì. E in questo caso può essere dato sempre prima a una banca o a una società che diciamo azienda una società privata che si deve occupare della tesoreria e non è si occupa della tesoreria nel senso solo anche per quanto riguarda la discussione di tributi o solo gestione dei soldi. Dobbiamo distinguere, allora la tesoreria comunale fa solo la tesoreria, fa il materiale incasso delle entrate e pagamento delle spese, questa è la tesoreria. La riscossione dei crediti viene fatta da un altro istituto, non è la tesoreria, mi arriva la letterina da Equitalia, vado in tesoreria a pagare, questa conta esattamente il denaro che gli mando, questa è la tesoreria. Il diritto per la riscossione è dato da una società di riscossione dei tributi, sono due cose completamente isolate. Perché si fa questo? Perché si vuole evitare che chi manda la lettera per la riscossione riceva materialmente il denaro, che siano cose completamente distinte, perché c'è sempre la tentazione che chi manda la letterina e riceve il denaro si dimentichi poi di versarlo al comune. Quindi arriva la letterina, non ricevo il denaro, io che ho mandato una lettera, il denaro va versato in tesoreria. Così so esattamente la corrispondenza fra lettera inviata e denaro incassato. Ho inviato la lettera, non ho denaro, ho inviato la lettera, ho denaro. La partita si chiude. Riesco a capire quali sono i sospesi in sostanza. Sono due gestioni completamente separate. Bene, vediamo un esempio di che cosa che troveremo sempre nel bilancio di previsione di questo equilibrio economico. Lo so che non è lieve oggi e non lo sarà neanche la prossima volta,
però eccolo qua. Allora, questo è l'esempietto, vedete competenza 2015-2016-2017. Guardiamo solo quando sarà il caso, lo vediamo, lo vedremo. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti, sospendiamo per il momento qua. Andiamo a vedere invece questo che ci interessa. Entrate titolo 1, 2, 3, di cui per estinzione anticipata di prestiti. Vedete che qua sono i primi tre titoli, sono 3.833.000 euro. Le spese correnti, eccole qua, lo vediamo qua, sono 3.799.000. Le spese del titolo secondo, lo abbiamo visto prima, altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato sono 8.934 e le spese del titolo quarto, le quote di capitale di ammortamento dei mutui e prestiti obbligatori sono 78.000 eccetera. La somma finale della differenza fra i primi tre titoli di entrata e le spese, vedete qua, più, meno, 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 i più 3.833.000, meno 3.799.000 di spese correnti, meno le spese di trasferimento dello Stato, meno le quote di ammortamento di utili, abbiamo un saldo positivo di 1.065 euro. Che cosa significa? Abbiamo rispettato il dettato previsto dal legislatore? Se qui avessimo avuto meno 1.065 euro, che cosa ci direbbe questo meno 1.065 euro? Che non è rispettato e che non avremo più il mantenimento dell'equilibrio economico. Quindi questo è fondamentale. Un particolare che immagino non vi sia sfuggito: quote capitale di ammortamento dei mutui, quota capitale. Tutti noi abbiamo un mutuo, spero voi no, ma la maggior parte della gente un mutuo ce l'ha. Pagate solo la quota capitale o pagate quota capitale e quota interessi? Si paga sempre tutto. Perché qua il legislatore mi dice la quota capitale? Si è dimenticato della quota interessi? Mi mette quota capitale e gli interessi? Perché sospendo? Perché così alzo il vostro grado di attenzione? Si è dimenticato, il legislatore non sa che quando uno accende un mutuo c'è anche la quota di interessi, non lo sa, lo sa perfettamente. Ma se è un equilibrio economico, questi interessi dovranno pure esserci da qualche parte, ci sono sicuramente, sono nelle entrate? No, perché è una spesa. Dove potranno essere la quota interessi? Guardiamo qua, spese correnti, trasferimenti dello Stato e quota capitale. Trasferimenti dello Stato non ci sono. Le quote capitale l'ha già indicato. Dove potranno essere le spese per interessi? Le spese correnti. Nelle spese correnti. Vedete che ci siamo arrivati? Nelle spese correnti troveremo in bilancio di previsione la quota di interessi per l'ammortamento dei mutui e la quota di capitale invece la troveremo nel titolo secondo. Questo fa questo gioco perché vuole essere sicuro che quando accendi un mutuo che sia sicurissimo che il mutuo venga pagato, perché te lo inserisce il legislatore, considera le quote interessi come la spesa per gli stipendi o come la spesa per l'energia elettrica.
quella lì non te la togli, non te la metto lì dentro, impossibile che tu non riesca a rimborsare il mutuo che hai fatto, perché ce l'hai lì, spesa incomprimibile, spesa certa. Ecco perché quando lo vedremo, come se mi viene per la che andrà via quando, ecco, esattamente, è lì, quindi non puoi, è lì, quindi quando leggeremo il bilancio di previsione non ci allarmerà più il fatto di vedere la spesa per interessi nel titolo primo della spesa corrente, perché l'ha previsto il legislatore e l'ha previsto anche in maniera, secondo me, intelligente. C'è un altro modo di prevederla, sì, però così vi vuole il legislatore, così dobbiamo accettarlo. Prego. Certamente. Allora, i trasferimenti dello Stato in conto capitale non mi permettono di rifare l'asilo nido che oramai è un rudere. Benissimo. Posso decidere di indebitare la collettività, non il comune siamo noi, di indebitare la collettività. Il legislatore mi dice: benissimo, indebitati finché vuoi, abbiamo visto prima i riferimenti che deve, però ti inserisco all'interno del bilancio di previsione l'equilibrio economico, indebitati finché vuoi, se lì vai a meno 1065 non passa il bilancio di previsione. In che senso? Col debito pubblico, col debito pubblico, con le amministrazioni locali no. Volevo aggiungere una cosa, se mi permetti, datemi del tu, non datemi del lei, che mi fa sentire più in là dell'età che vorrei avere. Si indebita, ho sentito, con banche private, no, dovrebbe indebitarsi quasi esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti. Se la banca privata, la Pernecre SPA, fa interessi inferiori rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti, allora sì, è previsto, ma la prima richiesta di mutuo deve essere rivolta alla Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti all'80,5% del Ministero del Tesoro, quindi è ancora banca pubblica. Ci sono i cinesi che sono interessati alla Cassa Depositi e Prestiti con il 40%. Se entreranno i cinesi, 80,1%. Glielo dico subito, perché ne ho parlato giusto ieri sera a Flero con le banche. Perdonatemi un istante che prendo la slide che così la, che l'altra percentuale, so che ha una piccola percentuale di azioni proprie, e vi dico esattamente, eccolo qua, eccolo qua. Scusate, no, ci arrivo un istante, perché no. Cinesi sono dei bravi ragazzi, hanno gli occhi a mandorla. E allora, 80,1% economia del Ministero delle Finanze, 18,4% fondazioni bancarie e 1,5% sono le azioni proprie, quindi per il momento è ancora una banca pubblica. Questa è la maggior banca, facciamo un piccolo discorso, questa è la maggior banca italiana. Dove sono gli sportelli della Cassa Depositi e Prestiti? Sono tutti gli uffici postali, quindi quando andiamo in posta non stiamo operando con la Cassa Depositi e Prestiti. Ma la Cassa Depositi e Prestiti è eventualmente. Non ho detto se fosse stato presente ieri sera, no, non è colpita dal bail-in, perché non entra, perché è banca pubblica, non ha, il bail-in colpisce solo le banche private, non le banche.
No, lì dobbiamo fare attenzione, perché domanda, ma io ho una polizza sulla vita e quindi sono sicuro, non mi succederà mai che l'assicurazione dove ho acceso la polizza vita verrà colpita dai bail-in. No, dipende, perché se io pago il premio per l'assicurazione sulla vita, è evidente che quando la banca riceve il pagamento del mio premio, quei soldi non li mette sotto una mattonella, tanto per essere chiaro, farà investimenti, e se questo investimento mi va a comprare un'azione, un'obbligazione subordinata, un'obbligazione ordinaria della Banca d'Etruria, quella verrà tagliata. Quindi probabilmente, se quell'assicurazione lì inavvertitamente ha il 100% di obbligazioni della Banca d'Etruria, viene colpita in pieno dal bail-in e la... anche la gestione separata dipende dal tipo di investimento che viene fatto. Certamente. Esattamente. Esattamente. La cassetta è sicurezza, il materasso non va bene perché i topi ogni tanto me lo dicono, ma io me li tengo in casa i denari contanti. È successo anche ieri sera, sconsigliatissimo. Cassetta e sicurezza costa tra i 50 e gli 80 euro, sì, dipende dalla dimensione della cassetta, mettetele lì, perché i topi d'appartamento sanno perfettamente che c'è la tendenza a trattenere denaro contante in casa, e quindi poi succedono cose tristi per tutti quanti. Meglio la cassetta di sicurezza, anche perché uno può decidere di accendere un'assicurazione e quindi aumentare la disponibilità del garantito in cassetta di sicurezza, senza dire alla banca, senza dichiarare alla banca che cosa ho. Chi sono i maggiori fruitori di cassette di sicurezza? Sono due categorie, ve lo dico perché il mio primo impiego è stato in banca. Sono due categorie: commercialisti e avvocati. Notai, non ho mai visto un notaio con una cassetta di sicurezza, ma i commercialisti prima di tutto, gli avvocati secondi, sono quelli che hanno il maggior numero di cassette di sicurezza. Vengono in banca da vedere che cosa c'è nella cassetta di sicurezza, vengono lì impiegate 2-3 volte al giorno. Questa è la situazione italiana, quindi potete capire dagli utilizzatori delle cassette di sicurezza come siamo sistemati. Io non l'ho detto, sto registrando però. Va bene, ma insomma, questi sono gli utenti. Poi, lavorando a Verona, proprio lì in Piazza Bra, le signore vengono a prendersi i gioielli per l'arena o per la stagione teatrale, ma poca cosa, sono professionisti che hanno. Torniamo a noi. Allora, questo l'abbiamo visto, riprendiamo il nostro principi generali. L'esercizio con l'equilibrio economico l'abbiamo visto, se ci sono dubbi li chiariamo, se non ci sono dubbi andiamo avanti. Questo comune ha rispettato il bilancio economico all'interno del bilancio di previsione. Ritorniamo a noi. Adesso ho perso l'articolo 100. Non posso. Dimmi. Il bilancio si dice sull'avanzo, ma non c'è il limite sull'avanzo? No. Ma se ce n'è troppo, segnale questo. Ottimo, ottimo, ottima domanda. Già incominciamo ad essere nel pieno della lettura critica. Un'affermazione di un consigliere comunale, professore di ragioneria in un istituto tecnico. Io ero presente, sfortunatamente, in consiglio comunale.
questo professore di ragioneria, con vari anni di esperienza di insegnamento di ragioneria e vari anni di esperienza di consiglio comunale, fa questa affermazione: tanto di cappello ai comuni che si indebitano con la cessione di mutui perché rendono più servizi ai cittadini. È accettabile? No. Bene, quindi vedete che la politica, altra affermazione, un mutuo per il comune è un'attività, quindi perché, e l'ha anche giustificato, perché riceve soldi dalla Cassa Depositi e Prestiti. È accettabile? No, dipende dove e come. Ma per il semplice fatto che il comune riceva un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti è considerato un'attività per il comune? No, questo è insegnante di ragioneria. Bene, quindi vedete che in consiglio comunale, adesso che incominciamo a capirci un pochettino, uno basta che prenda il bilancio di previsione e gli fa vedere: caro professore, questo è l'equilibrio economico voluto dal legislatore, mi coordina per favore quanto voluto dal legislatore e quanto da lei testé detto? È molto semplice, basta avere un minimo di dimestichezza. L'avanzo, c'è un limite all'avanzo? Non c'è nessun limite all'avanzo. È corretto avere un avanzo, definiamolo eccessivo, poi dovremmo definire l'eccessivo, ma comunque un avanzo che, non so, io ho visto un bilancio di un comune che aveva un avanzo di amministrazione di 6 milioni di euro, cosa di qualche anno fa, un comune della Riviera del Garda. È accettabile? È una? Chi fa il controcanto dice no, invece è una buona amministrazione perché ha avanzato un sacco di soldi. Cioè, bisogna vedere perché questi soldi. Fermiamoci su questa affermazione. Se io ho un comune con un avanzo, e questo avanzo mi sarà stato prodotto in qualche modo, lasciamo perdere la Riviera del Garda perché hanno turismo, ma se l'ho avuto attraverso i primi tre titoli di entrata, e fermiamoci lì, perché non l'ho immediatamente utilizzato? Non ho servizi da fare ai cittadini? Quindi è un buon indice avere un eccessivo avanzo di amministrazione o è un cattivo indice? È un cattivo indice. È un cattivo indice. I revisori di conti dovrebbero dire: come mai abbiamo questo eccessivo avanzo di amministrazione? Perché non sono stati dati servizi ai cittadini? Perché non solo l'eccessivo avanzo, ma perché c'è un ritardo nell'utilizzo dell'avanzo? Perché anche il ritardo può essere. Non facciamo nomi di comuni. Il comune di Cielo Azzurro è un comune di tutti i comuni secondari hanno gli impianti fotovoltaici per i comuni. L'unico comune che prova a fare il fotovoltaico è il comune di le ripetizioni di investimenti. Se provo a acquistare la possibilità di riduzione, però se tutti i comuni secondari in grado di compartire il parere di fotovoltaico, il comune del Tegno non ne ha neanche di. Lei conosce qualche consigliere comunale? Allora, quando lo vede al taglio dice: senti, vieni qua che ti devo dire una cosetta. Il giorno era troppo adesso.
quando sapevo io che probabilmente la deficiente vado per il tripato anni fa. Non funziona più il fratello. Hai mai capito? Il fratello dice altre cose, non dice più quando la gira si è scritto, non c'è quando la gira si è fatta. Beh, ma io mi saluto, no, non funziona il fratello. Il cittadino, noi dovrebbe essere un comune, come possiamo chiedere di accettare? Certamente sì, non solo, non dovreste fare nessun sforzo a richiederlo, perché è previsto che venga messo online. E in che termini? Cioè, quello del 2015? Nei termini di gestione della capacità di inserire il bilancio di previsione sul sito del comune. Tutto, il cittadino non deve chiedere, è sufficiente che si sieda dietro il computer, entri nel sito ufficiale del comune, chiede sezione bilanci, contabilità, clicca, gli viene fuori tutto. Il 2014 si può chiedere. C'è quello di previsione tre casi, quindi non sono possibili. Conoscete qualche consigliere comunale? Allora? Comune che ha circa 4-5 milioni di euro, può bastare in dati comuni? È possibile, però non è frequentissimo. Perché ci sono stati trattati in tutte le problemi di comuni, no? È possibile, ma non è frequentissimo. È possibile, ma non è frequentissimo. Prego. Sì, ma sì, c'è la parte, diciamo che la parte di 100 euro, come delle gare. Questo comune qui, l'anno dopo, riparte con un progettivo di 100 euro. Sì. Che può spendere più ore. Certamente. Il fatto grave, fatto da osservare, secondo me, era quello che questo 6 milioni di euro se le portava avanti da svariati anni, sempre in aumento fra l'altro. E quindi questo per me è un indice di gestione perlomeno criticabile. Quale sarebbe la gestione ottimale? Zero. La gestione ottimale sarebbe zero. Tutto ciò che ho riscosso dai cittadini, che ho chiesto come sacrificio ai cittadini, l'ho immediatamente e totalmente speso. Zero. Il comune dovrebbe comportarsi come un'azienda seria. Un'azienda seria come si comporta? Se la campa avanza, la investe. Il comune deve comportarsi come un'azienda seria. Perché questo fa parte della realtà di fatto. Voi state sul mercato, voi naturalmente partecipare all'evoluzione, naturalmente, e deve importare in base alle possibilità che avete. Se ti vede le possibilità di poter sviluppare, è chiaro che siete di posto. È chiaro che se non avete integrato la roba, naturalmente lo che stai lì, il posto, per cui non ti parla, per cui un'azienda, è assolutamente un mio regolino, perché fa parte dal buon senso, da quando crea uno, perciò come si può fare un'azienda seria, sarà, se non può fare un'azienda. Certamente, bisogna, se allarghiamo ma andiamo fuori dal seminato, io sono socio capitalista di una società, non me ne frega un accidente di come va la società, io voglio il dividendo punto a capo, anche perché 30 secondi dopo vendo tutte le mie azioni in borsa, quindi non me ne frega niente. Bisogna, quando parliamo di soldi in termini generali, bisogna stare attenti perché ci sono interessi che la realtà supera la fantasia. Quindi. Prego. È ideale solo in questa situazione perché siamo obbligati a fare il bilancio, è sempre ideale. È sempre ideale. È ideale anche che non ci fosse il fatto di fare il bilancio. Questo non ho capito. Se no, anche se ci fosse imposto dalla legge di aver fare il bilancio. Sarebbe comunque ideale. Certamente. Comunque ci sarebbero delle situazioni in cui il comune potrebbe lavorare in una comune. No,
anche perché vedremo, se abbiamo un disavanzo di amministrazione meno 100, quel meno 100 lì lo devo rimettere nel bilancio di previsione dell'anno successivo, quindi lo devo coprire immediatamente. Quindi la gestione ideale, che non si raggiunge mai, è sempre zero o più, ma più non in maniera eccessiva. Questo è per l'esercizio economico, dopo vedremo che per il conto consuntivo sarà più, sarà qualche centinaia di miliardi di euro positivo. Vado avanti. Vediamo l'articolo 163, che ci dice una cosa sconosciuta nei bilanci delle società: esercizio provvisorio e gestione provvisoria. Che cos'è l'esercizio provvisorio? Nelle aziende non si sente mai parlare di esercizio provvisorio, nei comuni sì. Che cos'è? Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre, è probabile, è possibile. In 35 anni non ho mai visto un bilancio di previsione approvato entro il 31 di dicembre. Quindi è prassi normale, purtroppo. La gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Che cosa succede nell'esercizio provvisorio? Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. Quale sarà l'ultimo bilancio approvato? Quello dell'esercizio prima. Per l'esercizio di cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano durante l'esercizio provvisorio i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e dagli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Lasciamolo lì, leggiamo il comma secondo che ci chiarisce meglio le idee. Nel caso in cui il bilancio dell'esercizio non sia approvato il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato nei termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente non può l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Ho un decreto esecutivo di un giudice che mi impone di pagare, anche se sono nell'esercizio provvisorio, lo devo pagare, quelle tassativamente regolate dalla legge. Qual è una spesa tassativamente regolata dalla legge che devo fare anche se sono in esercizio provvisorio? Ditemene una, la prima che vi viene in mente. La luce. Luce? Stipendi? Anche se non sono in esercizio provvisorio, al 27 dipendenti del comune, se non li pago cosa succede? Stanno a casa, vabbè che dopo vanno i carabinieri a prenderli a casa e li portano in ufficio, ma ho dei problemi, quindi quelle previste dalla legge, quelle necessarie ad evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Ho una sentenza che mi dice paga, io non pago, questo mi manda gli interessi perché non ho pagato.
Quindi, nel corso della gestione provvisoria, l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, decreto ingiuntivo, e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge per le spese del personale, i residui passivi, per rate di mutuo, di canone, imposte e tasse, ed in particolare per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. In sostanza, tutte le spese obbligatorie, anche se sono in esercizio provvisorio e se non è stato ancora approvato il bilancio di previsione, il Comune deve comunque far fronte a questi obblighi. Come è autorizzato l'esercizio provvisorio? L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno. È il decreto del Ministero dell'Interno che mi dice che i comuni italiani possono approvare il bilancio di previsione a partire dal, per esempio, 30 di marzo. Dal 1 gennaio al 30 di marzo che cosa ci sarà? Ci sarà l'esercizio provvisorio. Non è ancora approvato il bilancio di previsione, il Comune comunque deve gestire che, ai sensi di quanto previsto l'articolo 51, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze. Qual è la motivazione principale dell'esercizio provvisorio, dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio? Ma lo sentiamo tutti i giorni alla TV, la legge finanziaria. Con la legge finanziaria il Ministero delle Finanze decide quali sono i trasferimenti ai comuni. Se la legge finanziaria non è ancora stata approvata, non è ancora esecutiva, i comuni cosa mettono nel titolo secondo dell'entrata? Punto di domanda. È evidente che lì bisogna autorizzare l'esercizio provvisorio. Conosciamo noi qualche deputato e qualche senatore? Sì. Cosa possiamo dirgli? Insomma, sta legge finanziaria, la volete approvare? Sì e no. Invece tutto la resta. Spesso sì. Spesso sì. Quindi vedete che la gestione di un comune è sempre, ha sempre addentellati a livello nazionale e a livello politico. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti incomprimibili, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Quelli che non sono di somma urgenza non si fanno nell'esercizio provvisorio. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui l'articolo 222. Che cos'è l'anticipazione di tesoreria? È un mutuo, è un prestito. L'anticipazione di tesoreria, i 5 milioni che troviamo in un bilancio di previsione nell'anticipazione di tesoreria, è un mutuo, è un prestito? No, lo dice la parola stessa, è un'anticipazione di cassa. Perché l'autorizza l'esercizio di previsione? Perché può darsi che non abbia ancora il Comune ottenuto i trasferimenti dello Stato, che abbia esigenze di cassa, non di competenza, proprio di denaro contante nella cassa del Comune. Ecco che è autorizzato nell'esercizio provvisorio il ricorso all'anticipazione tesoreria. Come funziona l'anticipazione tesoreria? Che non è un mutuo, non è un prestito, è solo una posta contabile, un'anticipazione di denaro contante disponibile, dove il Comune paga gli interessi.
si fa una delibera per l'anticipazione della tesoreria, nel caso i fondi del comune, denaro contante, non siano sufficienti, questo denaro contante lo anticipa la tesoreria riscuotendo gli interessi del comune. Questo che cosa ci porta a fare come ragionamento? Ci porta a fare un altro ragionamento. Perché dobbiamo pagare interessi passivi alla tesoreria? Possiamo evitarlo? Certo che possiamo evitarlo, e per evitare il pagamento di interessi alla tesoreria e quindi evitare che la tesoreria ci presti il denaro contante al comune, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere la gestione fra le entrate e le spese del comune, la gestione fra le reversali di incasso, si chiamano così quando il comune riceve denaro, e i mandati di pagamento, quando il comune paga qualche cosa. Se io incrocio le reversali di incasso con i mandati di pagamento, incasso tanto quanto pago, non ho bisogno dell'esercizio di non ho bisogno dell'anticipazione di tesoreria. Scusi, ma quindi c'è la tesoreria passiva? Sì. Il fatto che non si chiama prestito, sì, ma è un prestito di cassa, non è di competenza. Chi è delegato a fare gli interessi del comune in modo tale da incrociare le reversali di incasso con i mandati di pagamento? Il responsabile della ragioneria. Il responsabile della ragioneria, se fa un buon lavoro, è utilissimo al comune perché evita l'anticipazione di tesoreria. Chi deve controllare che il responsabile del servizio ragioneria faccia un buon lavoro? I revisori dei conti. Se il comune non ha avuto bisogno dell'anticipazione della tesoreria, dobbiamo ringraziare il responsabile del servizio di ragioneria. Non sempre è possibile, bisogna fare tutti gli sforzi utili e necessari per evitare il pagamento degli interessi passivi. Quindi vedete che è possibile gestirlo bene quando possibile il comune. Siamo venuti a cercare di capire come leggere i bilanci del comune, e quando, se qualcuno di noi dovesse avere la disgraziatissima idea di mettersi in lista, almeno che quando siede in un banco, che sia della maggioranza, che sia della minoranza, quando apre bocca, che non dica tanto di cappello i comuni che accendono mutui che così fanno più servizi ai comuni, che non dica che un mutuo è un'attività per il comune, che non dica ma sì, abbiamo pagato degli interessi di tesoreria, vabbè, cosa sono 1200 euro, ma sì, voilà, sei i pochi. Ma abbiamo avanzato 2 milioni di euro, meglio così davanti, ma avanzai che, cioè, che sappia che cosa so che è tedioso questo incontro e anche il prossimo, ma vedete che è utile, perché così quando avremo sotto il naso il bilancio di previsione lo leggeremo, non dico con facilità, ma certe cose le abbiamo già sentite. Ah sì, questo è questo qua, lo so perché c'è questo di background. Stiamo utilizzando i vari, il cavallo, la regina, il re e i vari pedoni sulla scacchiera degli scacchi. Poi qua ci sono gli obblighi. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti, vedremo che cosa sono i residui, alla data del 1 gennaio, gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato. È quello a cui facciamo riferimento. Aggiornati le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio provvisorio, dell'esercizio precedenti, qua capiamo che un bilancio di previsione può essere variato, vedremo come e perché.
che non è che un bilancio di previsione approvato è questo, lo abbiamo approvato al 31 di dicembre, non succede mai, lo abbiamo approvato al 31 di dicembre, questo dal 1 gennaio dell'anno successivo fino al 31 dicembre è intoccabile, ciò che è scritto lì è scolpito nella pietra. È possibile? No. No, perché non è possibile? E chi ci dice che è impossibile che un bilancio approvato non venga mai modificato? L'aggettivo bilancio di previsione, se lo prevedo è evidente che nessuno di noi conosce il futuro, quindi sarà necessario. Esondazioni, ma facciamo un caso, per me che le chiede la concessione edilizia per costruirsi la sua mega villa con maneggio e eliporto, per me che le conosciamo tutti chi è, questo sparisce, i 500.000 euro che doveva darmi degli oneri di urbanizzazione non ci sono più. Ma dall'altra parte li ho previsti in spesa, che cosa devo fare? Disgraziato per Nekele, devo modificare, devo variare il bilancio di previsione. Non ho capito. Le variazioni? Le variazioni di previsione hanno delle scadenze temporali o possono essere messe all'ordine del giorno o a ogni consiglio? Possono essere messe all'ordine del giorno di ogni consiglio, hanno una scadenza che vedremo, oltre una determinata data non sarà più possibile variare il bilancio di previsione, ma questo ci induce a un altro ragionamento. Io ogni settimana ho bisogno di variare il bilancio di previsione con cifre consistenti. Che cosa mi indica questo? Che non ho fatto un buon bilancio di previsione. Questo è un indice di come funziona il comune, non solo, ma di come ho lavorato prima nelle previsioni, addirittura come ho lavorato nel documento unico di programmazione. Un bilancio che deve essere variato costantemente e per grandi cifre mi dà un indice di scarsa qualità. I revisori potrebbero chiedere: ma che caspiterina è successo, perché non è possibile continuamente variarlo per grandi cifre. Eccezionali o eventi che capitano nel corso. Indicanti per ciascuna missione, programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Incontreremo tutto. Eccolo qua, abbiamo un altro limite nell'esercizio provvisorio. Solo nell'esercizio provvisorio tutto quanto è previsto nel titolo primo della spesa corrente le spendo tutto. Posso farlo? No. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, quindi l'impegno, quando arriva la delibera, la determina di impegno di spesa sul tavolo dei responsabili della ragioneria che dice impegnami tutto il capitolo perché ne ho bisogno, il responsabile dell'ufficio di ragioneria non ammette il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria perché il legislatore gli dice che può impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, quindi può utilizzare solo un dodicesimo. Si va per dodicesimi finché non ci sarà il bilancio di previsione approvato. Quindi il legislatore dice: esercizio provvisorio, scordatevi di impegnarvi tutto quanto. No, dovete andare piano piano in dodicesimi.
fatture degli stanziamenti del secondo esercizio bilancio pluriennale dell'anno precedente, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle seguenti spese: non posso andare a un dodicesimo in gennaio o a due dodicesimi in febbraio o a tre dodicesimi in marzo, perché ci sono delle spese che non posso dividerle in dodicesimi. Quelle previste dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ci sono quelle a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Un esempio molto semplice: io ho un contratto di fornitura di frutta per la mensa dei bambini. Nel contratto è previsto il pagamento del 30% al 2 di gennaio, il 30% al 2 di giugno e il saldo al 10 di dicembre. Se quanto è previsto dal contratto del 2 di gennaio è previsto, non posso avanzare al mio fornitore con un contratto già sottoscritto e già registrato, dire no, non ti pago perché sono in esercizio provvisorio, quel 30% lì non te lo pago. No, è un obbligo contrattuale, il contratto è legge fra le parti, io sono il fruttivendolo, il comune, abbiamo sottoscritto che al 2 di gennaio mi devi dare il 30% di 1000 euro, non riguarda l'esercizio provvisorio, il comune paga. Così per esempio per la fornitura del gasolio, per il riscaldamento o per altri tipi di fornitura. Eccolo qua, vediamo il comma 7, dopodiché ci fermiamo. Nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187,3 quinques, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione, l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. In sostanza è possibile anche nel bilancio provvisorio di fare delle variazioni di bilancio, ma sono relative solo a casi specifici eccezionali. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi, quindi posso fare queste variazioni ma tener conto anche e soprattutto dei dodicesimi. Vediamo se questo lo vediamo la prossima volta. Se ci sono, dobbiamo vedere ancora parecchi altri articoli, e lo vediamo la prossima volta. Ci sono domande? Anche loro posso dire, naturalmente, anche su Marco, però queste leggi di dire, no? Legate del buon senso, no. Condivido. È abbastanza bilanciato. Condivido. Quindi non è quella la prima volta, ovviamente, che sei con una persona che ti però dall'analisi che fa un mio, ovviamente, tutto sommato, è abbastanza bilanciato. E ha un senso. Non si riesce a capire la società qua, non sa perché sia, neanche a correre, ha un senso, se non ha una parte. Lo vedremo quando parleremo del patto di stabilità, lo vedremo e cercheremo e risponderemo in parte, dopo ovviamente la risposta è molto più articolata e complessa, ma quando affronteremo il patto di stabilità potremo fare dei ragionamenti. Sì, ma guardi che il ragionamento non è patrimonio del contadino, è un ragionamento patrimonio di tutti, grazie a Dio, quindi quando affronteremo il patto di stabilità capiremo un po' meglio forse il funzionamento dei comuni dell'Italia. Discussione in Italia.
Benissimo. È così generosa Equitalia da anticipare. Sì, sì, sì. È così generosa Equitalia da anticipare senza chiedere nulla. Se anticipa, Equitalia chiederà qualcosa in cambio. Il resto se lo tengono loro, è proprio il resto che si tengono, che ecco. Sì, esatto. Sul discorso del bilancio, che è detto in un'opinione, è fatto già il rischio del mancato incasso. Sì, non solo quello, più le spese, più gli interessi. Quindi attenzione quando si fa. Non ha il mancato incasso, ma deve essere ridotto gli interessi, le commissioni che deve un po' riconoscere all'Equitalia. Ah beh, certamente. Esattamente. Quindi facciamo attenzione quando diciamo. Esattamente. Quindi quando c'è un servizio, la prima domanda è utile il servizio? E subito dopo quanto mi costa quando io vado in banca ad accendere un conto corrente? Sì, mi fa il servizio perché dice: guarda, ti do la carta di credito gratis, ti do il blocchetto degli assegni gratis. A me non lo danno perché mi conoscono, quindi non si fida nessuno. Ti do il bancomat gratis, ti faccio il pagamento delle bollette della corrente gratis, dell'acqua, gas, internet, ti faccio tutto gratis. Cosa vuoi di più? Posso anche darti un bacio sulla guancia, sei contento? Sì, tutta roba gratis, bene. Andiamo a vedere, spese di gestione del conto, 150 euro, ora scusa, fammi pagare gli assegni quando li stacco, fammi pagare l'utilizzo del bancomat quando lo uso, quando uso la carta di credito, 150 euro. Ho bisogno di un finanziamento. Guarda, il finanziamento ti faccio un interesse che sicuramente non potrai dire di no. Bene, spese di gestione della pratica, 250 euro. Allora quel 3%, quel 5% lì diventa 7%, 8%, quindi dobbiamo sempre, io dico sempre, il dettaglio, il diavolo sta nei dettagli. Quando ti offrono qualche cosa di servizio bellissimo, tutto gratis eccetera, vai a vedere sotto, perché è impossibile che ti diano un servizio senza pretendere in cambio nulla. Vengo vicino di qua, magari. Ah? Vengo qua vicino, ma no, che l'ho qua in parte alla chiesa. No, perché con la date.